Sei tigri e sette leoni. Ognuno di loro mangia circa 5 kg di carne al giorno. E poi dromedari, pellicani, ippopotami, giraffe, rinoceronti. Ognuno con una sua dieta specifica. Sono più di 400 gli animali ospitati al Safari Park di Pombia, nel Novarese. Esteso su una superficie di 450.000 metri quadrati, è il secondo più grande d'Italia e oggi, in piena emergenza coronavirus, lancia il suo grido d'aiuto. Con il parco chiuso e dunque nessuna entrata economica, i gestori sono in difficoltà. Gli animali necessitano di assistenza, alimenti, farmaci, integratori, dicono. Inoltre, abbiamo una sessantina di dipendenti, affiancati da altrettante persone nei mesi di maggiore attività. A tutti loro vorremmo garantire un futuro lavorativo. Da qui l'idea, chiedere a famiglie e ad aziende di adottare un animale, per assicurargli cibo e medicinali e per permettere al parco di superare la crisi. Con grande commozione il parco sta ricevendo veramente derrate alimentari dalle aziende che le hanno rese disponibili. Anche questa mattina che riceviamo telefonate e anche di private, siamo veramente commossi per questo. Tra i donatori anche alcune aziende e associazioni del Varesotto, in prima linea per sostenere il parco. Abbiamo da nominare la Colombo 1933, abbiamo da nominare diverse aziende che in forma anche anonima hanno voluto contribuire a questa emergenza, ma ancora più grande è stata la solidarietà dimostrata da Triade SOS Autismo, che ha un'associazione di persone con disabilità che ha voluto effettuare una donazione, e anche altre associazioni si stanno prodigando per i nostri animali, gli stessi che donano felicità e armonia a questi ragazzi veramente in difficoltà che hanno bisogno anche di noi. Il nostro messaggio è rivolto a tutti i paesi del mondo, conclude Torno. Preparatevi ed affrontate questa emergenza con massima attenzione. Lo tsunami in alcuni paesi del Covid-19 deve ancora arrivare, e allora noi vogliamo dire a tutti i parchi del mondo: preparatevi, perché questa emergenza è un'emergenza mai immaginata prima, neanche in un film di fantascienza.